La cattedrale più grande di tutta la Sardegna, il Duomo di Oristano dedicato a Santa Maria Assunta è la chiesa madre dell'arcidiocesi arborense. È uno degli edifici più grandi, la cattedrale più grande della Sardegna, e questo è un segno del glorioso passato della città di Oristano. È una cattedrale imponente con forme classiciste all'esterno. Figlia di una lunga storia, sorse su una struttura paleo-bizantina. Negli anni Ottanta, durante il rifacimento del sagrato della cattedrale, furono rinvenute delle strutture che vanno dal V al XII secolo, in particolare delle strutture murarie di una scalinata, di un pavimento in cotto e di alcune tombe che sicuramente facevano parte di una necropoli. Ma la prima vera attestazione di una cattedrale oristano è del 1131, quando l'ecclesia Santa Maria de Oristano fu nominata in un documento di una donazione. Nei giardini del seminario e nel museo diocesano sono custoditi 16 fusti di marmo e alcuni capitelli che aiutano a definire lo stile originario. Ci permettono di ipotizzare una chiesa in stile romanico, con un'aula con tre navate, divisa da tre navate, con doppio ordine di colonne e copertura lignea. Dal XIII secolo una serie di lavori di restauro hanno interessato la copertura della chiesa gotica e i portali. I due battenti in bronzo con protomeglionina ritrovati nell'Ottocento e attualmente custoditi nel Museo Diocesano riportano nel bordo del disco un'iscrizione nella quale si legge che il giudice Mariano e l'arcivescovo Gotorio De Muru diedero incarico al maestro Placentino di realizzare, diffondere i due picchiotti bronzei e ricostruire la copertura della chiesa. I lavori successivi diedero al Duomo forme gotiche con 8 cappelle ai lati del transetto in sezione ottagonale, fino ad arrivare al 1729 con importanti e definitivi lavori strutturali e di ammodernamento. La chiesa fu trasformata in una aula ad un'unica navata con una copertura a botte scandita da degli archi a tutto sesto e ai lati di questa navata si aprono tre cappelle per lato comunicanti fra loro. All'incrocio fra la navata e il transetto che fu allungato si apre la grande cupola impostata su un tamburo raccordato da 4 pennacchi sferici nei quali sono raffigurati i 4 evangelisti. Attualmente la cattedrale è interessata da lavori esterni di natura architettonica e opere all'interno per il ripristino delle pitture nella navata centrale e nel transetto. I lavori sono consistiti soprattutto nel rifacimento appunto di parte del manto in tegole, della impermeabilizzazione, il rifacimento dei massetti, le grondaie. Abbiamo rifatto il piombo di una delle cupole absidali del transetto, un piombo ormai ammalorato, completamente disfatto, abbiamo dovuto risostituire le lastre e risaldarle. E poi sull'archivietto siamo intervenuti, anche lì c'era un annoso problema di filtrazione sulla bellissima volta interna, la volta insomma rinascimentale, in pietra lapidea, è stata, almeno l'esterno è stato ripristinato, quindi non ci saranno più infiltrazioni. Ecco, anche la facciata che è l'ultimo atto delle opere architettoniche, provvederemo a sostituire con conci, adesso non si c'è cioè il ponteggio ovviamente, con conci della stessa arenaria che abbiamo ritrovato. Dovete sapere che le cave di arenaria del Sinis ormai sono tutte chiuse, esaurite. Abbiamo però trovato appunto materiale di spoglio, quindi vecchi blocchi di arenaria,
Densini e sostituiremo alcuni conci della facciata con la pietra dello stesso tipo. Le vicende storico-artistiche della cattedrale sono raccolte nel cosiddetto Tesoro del Duomo, ospitato nella Sala San Pio X del Museo Diocesano Arborense. Tra i pezzi più importanti e più antichi conservati sono i plutei marmorei, che, databili alla fine dell'anno 1000, rappresentano Daniele nella fossa dei leoni e fungevano da cancello dell'area presbiteriale della cattedrale romanica, smontati poi nel XIV secolo vennero riscolpiti nel retro per essere utilizzati nella composizione dell'altare della Cappella del Rimedio. I manufatti conservati nel museo abbracciano un ampio spazio cronologico che va dal Medioevo fino all'età moderna. Tra i più importanti, i sei bordoni e la croce astile, databili tra il XV e il XVI secolo, e la pianeta cosiddetta di Leonardo Alagon, databile al XV secolo. La cattedrale custodisce anche la più grande collezione di codici miniati medievali della Sardegna, tra cui spiccano volumi del tardo 200 e alcuni esemplari ricamente decorati del XV secolo.